Professore Claudio Giglio, buongiorno. Buongiorno. Presidente eletto di AICAR, oggi ci siamo incontrati proprio con l'inaugurazione del centro tecnologico Sintra, qui a Suno. Direi un posto unico. Cosa ne dice della sua esperienza? Ma è sicuramente... Buon pomeriggio a tutti. Sicuramente è un'iniziativa unica per diversi aspetti. Per l'ambientazione, cioè l'avere un capannone dove si fa della produzione, in cui sono stati integrati sistemi scala 1 a 1, quindi scala reale, di trattamento dell'aria, con delle tecnologie che sono proprietarie di Sintra, quindi Sintra detiene dei brevetti che permettono di cautelare una linea di produzione che è assolutamente un tipo di prodotto che è abbastanza un unicum nello scenario, sicuramente italiano e in larga parte anche europeo. E il fatto di arrivare in un appunto uno capannone industriale nato per produrre, in cui si trova un'assoluta circolarità che porta poi alla sostenibilità energetica, che va dal trattamento delle acque piovane, quindi si arriva in giardino trovando nel parcheggio integrato con un laghetto, un giardino molto piacevole, la presenza di piante all'interno dello stabilimento e l'utilizzo il più possibile ottimizzato, o il tentativo quantomeno di fare un utilizzo il più possibile ottimizzato dell'energia solare. Quindi è qualcosa che effettivamente per una persona come me che insegna fisica tecnica, che vuole ottimizzare il consumo dell'energia, è una soddisfazione vedere un impianto di questo tipo. Devo anche dire, sono qui appunto come presidente eletto di AICAR, che Sintra è socio di AICAR ormai da molti anni. AICAR è un'associazione che da più di 60 anni fa cultura per la sostenibilità ambientale, per il benessere appunto attraverso il condizionamento dell'aria, il riscaldamento, e quindi la partnership, il fatto di avere tra i propri soci anche aziende come Sintra che credono nella ricerca, nello sviluppo, è sicuramente, fa parte della mission di AICAR nell'ottica di diffondere la cultura a 360 gradi, quindi anche attraverso tecnologie come questa, che in alcune applicazioni di tipo soprattutto come siamo qua oggi in campo industriale, ma non solo, hanno delle potenzialità che le rendono abbastanza uniche. Uniche. Tra l'altro siamo in un momento economico particolare dove, se non facciamo efficienza energetica e se non troviamo nuove soluzioni, probabilmente rimaniamo al palo? Beh, allora il fatto che si debba necessariamente pensare a uno scenario di progressiva decarbonizzazione, quindi riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di altri gas climalteranti, è sotto gli occhi di tutti. È una precisa scelta della Commissione europea, che ha fatto tutta una serie di regolamenti che spingono i singoli stati membri a ridurre la propria impronta a carbone, cioè le emissioni di anidride carbonica equivalenti nell'arco dell'anno. È evidente, poi, se consideriamo che gli edifici, campo residenziale, ma poi allargando al campo industriale, giocano per tra il 40 e il 50%, dipende dalle stime, delle intere emissioni nell'arco dell'anno, a livello europeo è necessario intervenire sull'edificio. Che significa intervenire sull'edificio in tutte le sue caratteristiche, dalla tipologia edilizia, quindi come viene costruito, ma poi molto sull'impianto di climatizzazione, riscaldamento, ottimizzazione delle acque, perché non dimentichiamo che in questo edificio si raccoglie l'acqua piovana e si fa un percorso molto virtuoso che la integra poi quest'acqua con l'intero ecosistema del parco o giardino che circonda l'edificio. Quindi... Non solo, addirittura si depura e si va a berla. Questo è un benefit. Sentivo prima che i dipendenti possono portare a casa l'acqua minerale, assolutamente naturale, quindi assolutamente. Qualcosa di molto piacevole, credo, anche per i dipendenti. Va bene, Claudio Giglio, grazie mille grazie, per questa sua grazie testimonianza. Grazie a voi per l'invito, arrivederci.